Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice sconto 7potter, avrete il 20% di sconto extra su tutti i vostri acquisti e lo sconto è cumulabile con le promozioni attive di Pumpling e naturalmente il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. E ragazzi, naturalmente trovate il link in info box. Sempre in info box trovate anche il link al mio negozio Amazon, lo trovate proprio lì in info box ed è un negozio in collaborazione con Amazon dove io ho selezionato tantissimi prodotti a tema Harry Potter e a tema nerd in generale, prodotti che io ho già recensito e altri che porterò sul canale in futuro e la vetrina viene naturalmente aggiornata di continuo dove aggiungo sempre tutte le novità a tema Harry Potter, quindi anche questa sotto in info box. Ma detto questo ragazzi passiamo al video di oggi. Oggi la mia intenzione è realizzare un video recensione unboxing di un prodotto Noble Collection. Ma visto che in questi ultimi giorni ho ricevuto davvero tanta roba a tema Harry Potter, ho deciso di farvi un pochino spoilerare, di farvi guardare alcune cose che vi mostrerò meglio nei prossimi video. Perché ho i pacchi qui con me, li ho aperti giusto pochi minuti fa praticamente, e quindi ve li voglio fare vedere un po' in anteprima. Anche se qualcosa avete già visto anche su Instagram, quindi mi raccomando Antonio.seria, ma direi di cominciare subito. Ecco qua lo scatolone pieno di roba a tema potteriana che ho accumulato nel giro di un paio di giorni e ragazzi non vedo l'ora di parlarvi di alcune cose. La prima che vi mostro è questo libro qui, è un libro pop-up, il libro pop-up di Hogwarts. Questi libri li ho finalmente recuperati perché volevo prenderli da un po' ma costano abbastanza. Quindi ho impiegato un po' di tempo. Questo è quello dedicato ad Hogwarts e invece quest'altro è quello più recente che è dedicato a Diagon Alley. E ragazzi, questi libri sono qualcosa di spettacolare. Sono dei libri realizzati da Matthew Reinhardt, che è uno dei più grandi artisti della carta viventi. Quindi ragazzi sono davvero di una bellezza spettacolare. Io vi avevo già mostrato un libro pop-up in passato, nelle schede qui in alto nella sezione Harry Potter trovate sicuramente la recensione a quel volume, ma ragazzi questi due sono davvero di tutt'altro livello. Devo capire come mostrarveli, io farò dei video dedicati ad ognuno di questi due libri, ma ragazzi devo davvero capire qual è il modo migliore per farvi vedere nel dettaglio questi pop-up perché sono davvero bellissimi, quindi prossimamente, nelle prossime settimane sicuramente arriveranno dei video, ma non so sotto quale forma, devo prima davvero ben capire qual è il modo migliore per presentarveli. Ma detto questo ragazzi ho anche ricevuto questo che è il prodotto Noble Collection che tra poco apriremo assieme e poi ho ricevuto anche questa busta qui dagli Stati Uniti, dal Michigan, è un acquisto che io ho fatto su Etsy e l'ho già mostrato su Instagram, quindi alcuni di voi l'avranno visto, e si tratta di questo prodotto fatto a mano che a me è piaciuto tantissimo. È costato circa 10-12 euro, non è costato tantissimo, è arrivato anche abbastanza in fretta. Il venditore lo trovate anche su Instagram, si chiama Phoenix_Makes. Ragazzi, è davvero bravissimo, ha realizzato questa card lenticolare, spero si riesca a vedere anche dalla videocamera, è praticamente lo schizzo che Draco lancia sul banco di Harry. Si tratta del prigioniero di Azkaban, quando Draco durante una lezione decide di prendere in giro Harry a causa dei dissennatori. Ragazzi, a me è piaciuta tantissimo, davvero tantissimo. Riprende alla perfezione il disegno che abbiamo visto, che viene inquadrato proprio dalla telecamera quando Harry apre il foglietto, la cartaccia che gli viene lanciata. Davvero, io sono rimasto sbalordito. È davvero super super bello e mi piaceva averlo nella mia collezione. Adesso l'obiettivo è quello di recuperare la foto dell'Ordine della Fenice originale che si trova all'interno dell'Artifact Box di Harry, se non sbaglio, ma di tutta la box a me sinceramente interessa solo quella foto, quindi spero di recuperarla sfusa prima o poi.
ma questo ve lo straconsiglio, è davvero molto molto bello. E poi questa scatola invece mi è stata mandata da Salani, che ringrazio davvero tantissimo perché mi ha inviato, ragazzi tenetevi forte, ed è il prossimo video che vi mostrerò perché voglio proprio parlarvene bene, perché a me a differenza di molti altri è piaciuta tantissimo questa cosa, questa novità. Si tratta della nuova edizione di Harry Potter che è stata realizzata da Michele De Lucchi. Ragazzi, a me è piaciuta tantissimo. Questo è I Doni della Morte, poi abbiamo anche tutti gli altri volumi. Sono stati davvero gentilissimi i ragazzi di Salani, me l'hanno inviata per intero, tutti e 7 i volumi. Io ve li mostrerò nel dettaglio, commenteremo assieme le copertine e vi spiegherò realmente qual è il concetto dietro questa edizione, che, vi ripeto, a me piace tantissimo e ve ne parlerò in modo approfondito nel prossimo video, perché questa secondo me è un'edizione che vale la pena acquistare e tenere da parte, perché è una di quelle che sicuramente in futuro aumenterà di valore. Ma ragazzi, detto questo, metto da parte lo scatolone e andiamo ad aprire il nostro pacco. Eccoci qui, abbiamo la nostra scatola di Noble Collection. Questo l'ho acquistato su Amazon ed è un pezzo che rimando da parecchio tempo, perché volevo prenderlo qualche mese fa, poi ho dato precedenza a molte altre cose, però era un pezzo che andavo sempre a rivedere di mese in mese su Amazon e finalmente mi sono preso di coraggio e l'ho preso, l'ho acquistato. È un pezzo che secondo me non è fondamentale all'interno di una collezione, ma visto che ormai ho preso praticamente tutto quello che più mi interessava di Noble Collection, adesso andiamo un po' a spostarci su tutte le altre cose secondarie. L'unico pezzo principale che mi manca, che voglio fortemente, è l'accendino di Silente, lo spegnino, il deluminatore, chiamatelo come volete, ma al momento non sono riuscito a trovarlo su Amazon, era esaurito, quindi spero di prenderlo il mese prossimo, comunque nei prossimi mesi, e per il resto andrò un pochino così a sentimento, prenderò quello che magari vado lì a spulciare di volta in volta, ogni volta scarto a favore di cose più importanti. E questo, come vi dicevo, è uno di quei prodotti. Noble Collection ultimamente inserisce anche questo catalogo all'interno dei pacchi con tutti i loro prodotti di Harry Potter e del Signore degli Anelli, quindi sempre molto gradito, molto carino questo libretto. E poi ecco qui il nostro prodotto, che è super ben imballato e che naturalmente adesso andiamo ad aprire. Andiamo a tagliare lo scotch di protezione, naturalmente ve l'avrò già spoilerato dalla copertina. Si tratta della conchiglia che viene utilizzata da Harry e Silente all'interno della grotta che nasconde l'Horcrux, il medaglione, quindi nella grotta con gli inferi. Ragazzi, eccolo qui. Qui abbiamo l'interno, che è sempre molto molto ben imballato, ben protetto. Abbiamo questa spugnetta che protegge la punta della conchiglia e poi abbiamo la conchiglia tutta incartata. E adesso è arrivato il momento di scartarla. Ragazzi, devo dire che è davvero molto molto bella. Ho polistirolo ovunque, ma è davvero bella, davvero molto molto ben fatta. Il materiale non è fredda, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un materiale vitreo, ma credo sia della resina, quindi credo sia realizzato con uno stampo. Qui, da questa parte qui, sembra proprio di plastica, mentre la parte sul retro è molto più pesante, quindi sicuramente il peso va tutto verso la parte posteriore. Sotto c'è questa parte che è dipinta di nero, che sinceramente potevano anche farla meglio. Dovrebbe simulare un pezzo di roccia attaccato a questo cristallo a forma di conchiglia, ma è semplicemente dipinta di nero e neanche benissimo. Devo dire che da questo punto di vista un po' Noble Collection pecca sempre. Anche la pietra filosofale dovrebbe avere delle incrostazioni di roccia, ma in realtà ci sono due pennellate buttate lì di grigio, quindi da questo punto di vista un po' pecca. Ma in linea di massima è un bel pezzo, un bel prodotto. Io qui dentro dovrei andare a posizionare a questo punto l'Horcrux, il medaglione, solo che io posseggo il medaglione, quello lì col serpente fatto
di pietruzze verdi, che è quello originale, mentre invece Noble Collection vende anche il medaglione falso, che al suo interno ha il bigliettino di Rab, quello tutto piegato, e in teoria dovrei acquistare quell'altro medaglione lì e inserirlo all'interno di questa conchiglia, di questa sorta di calice a forma di conchiglia, che viene usato per bere la pozione all'interno della ciotola, che poi rivelerà all'interno il medaglione. Ragazzi, che dirvi, a me piace, come vi dicevo l'ho rimandata parecchio perché non mi entusiasmava più di tanto, e devo dire che continuo a pensarla così, è un bel pezzo. Devo dire che è anche molto molto simile a quello che ho visto in esposizione a Londra al Warner Bros. Studio Tour, quello là messo nella teca assieme a tutte le altre, a tutti gli altri oggetti di scena, quindi è praticamente lo stesso. Però non lo so, secondo me in una collezione appena avviata non è un pezzo fondamentale, non è un pezzo da prendere al volo. Sicuramente si può dare precedenza alla giratempo, alla pietra filosofale, a tutte le altre cose, a tutti gli altri Horcrux, quindi sicuramente c'è molto altro di meglio da acquistare. Ma una volta che si è arrivati al punto di avere tutto quello che è di più iconico all'interno dei film, ci sta anche cominciare a comprare questi pezzetti secondari. Io vi dirò la verità, se non avessi il canale qui su YouTube probabilmente non l'avrei acquistato. Devo dire che mi piace, ma non vale la spesa, perché l'ho pagato poco meno di 60 euro, che non è poco, non è una cifra irrisoria, quindi bisogna pensarci un po' su. 60 euro, sappiamo quali sono i prezzi di Noble Collection, quindi non ci stupiamo più di tanto, però alla stessa cifra ho acquistato prodotti più elaborati come appunto la giratempo, che in ogni caso è un prodotto molto più rifinito, molto più bello da vedere nella sua teca, quindi a volte prezzi Noble Collection non li capisco più di tanto. Diciamo che fanno pagare tantissimo cose che non dovremmo pagare così tanto, come questo pezzo o la borsa d'Hermione, e poi fanno pagare davvero poco altre cose come la replica della Cioccorana, che costa a malapena 19 euro, quindi i prezzi sono un po' buttati così al caso. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io, come avete capito, sono molto combattuto su questo pezzo, lo amo e lo odio contemporaneamente, quindi fatemi sapere anche voi nei commenti se lo avete, cosa ne pensate, se volevate prenderlo, se lo prenderete, e quali sono i pezzi che avete intenzione di comprare in futuro, perché io ormai sto davvero raschiando il fondo del barile. Spero che il Noble Collection metta sul mercato tante novità a tema Harry Potter, e poi è stata annunciata anche una serie TV a tema Harry Potter, chissà se anche quella serie un giorno sfornerà nuovi prodotti Noble Collection, ma sono sicuro di sì, quindi mi sa che staremo ancora insieme per tanto tempo. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio, stavo quasi per metterla all'orecchio per vedere se si sente il mare, e vi dirò, non si sente il mare. E ragazzi, noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici, andate a guardare l'info box, seguitemi su Instagram antonio.seria, e noi ci vediamo prestissimo con la recensione di tutti i libri di De Lucchi. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!